Please approach SCP-173 for testing. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo gameplay di Sky Feed la Luce. Dopo un po' di tempo ritorniamo in questo gioco. Sto ricominciando portando di nuovo la beta in questo video perché volevo portare nello scorso video, però c'erano dei problemi con la beta. Ora dovrebbe funzionare, c'è anche la neve qui. Allora, come faccio? Ok. No, come faccio a cliccare là? No, 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 no. Niente, devo fare col touch. Ok. Poca roba. Come potete vedere, ho tante cose. Infatti, come vedete, nella beta sono cambiato tantissimo. Infatti, tutte le cose che c'erano da poter comprare, proprio comprare, le ho prese praticamente. E faccio anche vedere che c'ho questa di qua, che qua a destra è una specie di lanterna che è molto utile. Qua non si vede proprio perché è giorno, però me la sono messa comunque come cosa fissa perché è abbastanza utile. Poi beh, ho voluto mettere questo mantellino che l'ho trovato più carino. E niente, poi vabbè, la skin e altro. E allora oggi proseguiamo. Adesso stoppo la registrazione perché sì, ci sposteremo adesso in questa zona. Però per arrivarci dovrò fare il percorso da questa parte prima. Quindi ci vediamo dopo come sarà arrivato poi alla fine del tempio. A dopo. Ok, ho scoperto un altro cosa attivare. Scusate, non l'ho fatto vedere in camera, ma a quanto pare era qui. Forse l'hanno aggiunto da poco, non ricordavo io. Questo di qua, ne hanno messo un altro qui. Non ricordo se già ci fosse o meno, però l'ho trovato. Cioè, pensavo che ve l'avevo già portato, però a quanto pare no. Vabbè, ci vediamo dopo, appena sarà arrivato comunque nel tempio. Salta di nuovo. Ok, adesso per proseguire dobbiamo andare sopra, come vedete c'è un passaggio. E il passaggio è quel terzo portale che avete visto nella parte principale. Infatti siamo proprio qui, come potete ben vedere. Allora, qui cosa abbiamo? Vabbè, le solite cose per quanto riguarda il personaggio. Queste non danno nulla più o meno. Queste sì invece. Sì, come potete vedere ho tantissime candele. Anzi, forse hanno tolto le altre candele. No, ce n'ho ancora quelle normali che... Ok. E allora, il coso da attivare, qui ce l'abbiamo oppure no? Qui forse per tornare alla parte principale. Ok, dobbiamo sbloccare comunque il coso per quanto riguarda la zona. Non so dove sia però. Boh, non lo vedo io. Ah, infatti non lo vedevo io, è qua. Ok. Ok. Poi
Possiamo proseguire. E guardando qui, aspetta un attimo. Ok, non mi sembra che a destra ci sia nulla, ma è tutto dritto a sinistra, ok. Allora. Sì, dritto sarebbe di là o a sinistra. Potrebbe esserci un passaggio da quella parte. Vediamo un po'. Allora, è a sinistra verso di qua o è più avanti, ma non mi sembra che ci siano passaggio cose da questa parte. Aspetta. No, no, no. Allora, proseguiamo sempre di qua, allora. Non vedo nessun passaggio, in teoria. Ok. Qua cosa c'è? Meno male che me ne sono accorto. Forse sta roba bloccata. Ci sono parecchie zone che sono bloccate. Devo ricordarmele un po' a memoria. Poi che dobbiamo tornarci. Di là non c'era più niente. Quindi dobbiamo proseguire e scendere. Ok. Allora. Vedo che ci sono molte lanterne, accendiamole tutte. Là c'è uno spirito. No, non è uno spirito, ma è il coso per la zona, a quanto pare. Vediamo dove ci troviamo. Immagino che quel passaggio che è chiuso sarà nell'altra zona. No, siamo giusti. Qua potrebbe esserci una strada sulla sinistra. Là sicuramente era un piccolo passaggio per quanto riguarda chi era bloccato. Allora, là c'è una candela attiva. Qui è passato qualcuno sicuramente. Ma queste sono quelle per la corruzione. Che mi danno anche dell'esperienza. Allora, questa zona è troppo vuota, secondo me c'è qualcosa, perché non mi convince che non ci siano tipo spiriti da liberare per quanto riguarda il tempio. Basti pensare che nella scorsa zona ne abbiamo trovati, mi pare, 5-6. Che da qui non c'è nulla proprio. Beh, devo dire una cosa, è un posto abbastanza inquietante, molto scuro come zona. Cos'è sta roba? Ah, è una zona per sedersi, ok. No, a quanto pare è vuota. Una zona completamente vuota. Altrimenti, potrebbe trollarmi lì. Potrebbe esserci qualcosa sopra. Aspetta, serve un po' di. No, non mi ci fa andare. Quello che premevo è che potesse esserci qualcosa sopra questo muro, ma a quanto pare no. Molto strano. Allora, proseguiamo. Attualmente non mi resta che proseguire. Non mi dica che dobbiamo essere in due, qui, ti prego. Ah, ok, si può fare da solo. Ok. Qui le candele sono già tutte accese.
E quel che penso io, la pioggia fa danno. Oh, qua abbiamo uno spirito. Prima di proseguire, però datemi un attimo. Eh sì, perdo il volo con la pioggia. Sì, ma ci sono delle cose qui. Wow! Bisogna sempre guardare certi punti. Qua in qualche angolo c'è qualcosa? No, no, proseguiamo perché non vorrei morirci qua, perché sto rischio è alto. Allora, non mi dire che dobbiamo essere in due, però non va. Ok. Foresta nascosta. Ok. Perfetto. E allora qua prenderemo di nuovo danno, purtroppo, perché qua c'è di nuovo la pioggia. Il problema è che qualcosa potrebbe esserci qua.
che non mi fa andare da quella parte. Oh, qua c'è una candela. Avanti deve esserci un giocatore invece. Oh, qua cosa c'è? Aspetta, ho visto una torcia, aspetta. No, non si accende. Aiuti uno speeder, potrebbe aprirti questo passaggio, ho capito. Forse deve aiutare quello di là, quello che è appena liberato, a quanto pare. Questo sembra palesemente un parkour. Infatti. Ma che qui non sto guadagnando niente di potere. Qua si scende. Mi sembra abbastanza inutile come posto questo. Di là si scende. Sopra non c'è altro. No, questo è un tettuccio. No, non mi indica nulla. Cavolo, sto rischiando grosso qua perché quella barra se, deve essere rapido. Ok. Non sta succedendo nulla. Perché? Non mi dica che dobbiamo essere in due. Sopra? Ma si è aperto. Cos'è successo? Non capisco, ora si è aperto. Vabbè, allora dove siamo ora? Ok. Qui c'è ancora la pioggia, spero di no. La sento, che cavolo. Questa parte è un po' bruttina perché rischio di morirci, cioè di morire si perde qualcosa e altro. Notare che ho trovato fino adesso solo uno spirito. Là c'è un passaggio. Vediamo se di qua ci possiamo andare. Addirittura 8, mamma mia. Sta posto è immenso, vedo che è abbastanza immenso. Occhio, un altro spirito. Però se dice che sono 8, saranno 8 da trovare gli spiriti quindi in questa zona. Dov'è il posto? Qui?
sono buggati. Ok. Allora. Letteralmente mi sto perdendo io. Un altro spirito. Ok. Non si vede nulla qui. Ci sono solo quelle creature. Ho l'impressione che questa è una trappola, quindi è meglio andarcene. Anche se... No, qua continua, mi pare. Dove cavolo sono? Non riesco più ad orientarmi. Ok, ma siamo ancora lì. Un'altra zona ancora, ovviamente.
Ah, ok, siamo arrivati da qui, perfetto. Siamo tornati dal punto dove sono arrivato. Sì, ma qua è immenso il posto, veramente. Qua sopra che c'è? Ok, anche questa è andata. Penso che non ci sia altro qui. Spero che non ci sia altro perché non saprei dove andare più. Aspetta, là sopra c'è qualcosa? Mi pare proprio di sì. No, non c'è nulla, io qua ci sto morendo. Cavolo, sono rischiato grosso qui. Aspettiamo che si ricarica. Ok. Allora, io penso che non ci sia altro, spero che non ci sia altro, perché non vedo altro qui. Prendiamo energia. Ok. Io direi che ci possiamo anche fermare qui per oggi. Il problema è che non ho trovato niente, nessuno di quei cosi da attivare. Va bene, se il video vi è piaciuto vi lascio un mi piace, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!